Io sono Velia. Io Federica. E insieme siamo le Key for You. Oggi siamo qui con Kevin. Siamo se tornati. Non la conoscete, andate subito a iscrivervi. Vi lascio il link al suo canale sotto nell'info box. E se ancora non siete iscritti anche al nostro canale, correte subito a iscrivervi. Poracci. Abbiamo anche fatto un video insieme che vi lasciamo qui sopra nelle schede. E ovviamente si mangia in tutti e... Ah, non è vero. Ragazzi, oggi sono qui perché c'è il cibo. E quando c'è il cibo io mi tipo materializzo. Oggi siamo qui per fare un mukbang e parlare mukbang. Di cospirazioni. Ma si dice mukbang, mukbang? Mukbang, raga. Mukbang. In inglese tipo mukbang. Mukbang. Beh, oggi mangiamo la pizza oggi del nostro, tra l'altro, ristorante preferito per la pizza. E parliamo di cospirazioni. Se vi siete persi l'ultimo video di cospirazioni che abbiamo fatto, ve lo lasciamo qui sopra. E devo fare una premessa perché io già me li immagino i commenti qua sotto. Noi oggi parliamo di cospirazioni, di idee dei cospirazionisti, perché essenzialmente ci incuriosisce un botto vedere come le persone siano così curiose da dubitare anche un sacco di cose e comunque dove la mente umana può arrivare, no? Quindi non crediamo a tutte le cospirazioni che diciamo e per favore nei commenti siate gentili, tranquilli e educati come al solito, anche se non condividete quello che diciamo. Anzi, prendete il video per vedere, cioè per andare oltre le cose e vedere alcune curiosità che... Ma alla fine è informazione. Apri la mente, informazione. Se vi interessano queste cose, visto che l'altro video vi è piaciuto tantissimo, ho detto vabbè, allora interesserà. Possiamo iniziare? Anche io direi prima a mangiare, ovviamente. Ah, diciamo le pizze che abbiamo preso pure. Io ho preso ovviamente la mia solita margherita funghi porcini, perché chi mi conosce lo sa che la margherita funghi porcini è la mia pizza. Io, raga, allora tipo la mia pizza adesso mi prenderete in giro, ma tipo io 11 anni dentro Paladino e Busto, non ce l'ho niente. Però mi hanno detto è veramente una buona pizzeria e tipo la mia seconda pizza preferita è provare le funghi porcini, e quindi ho detto vediamo come la fa. Io sono una di quelle persone che non capisce chi prende la pizza con sopra le patatine. Cioè, metti accanto, quindi mi dovrei spiegare questa cosa. No, perché io se le prendo accanto poi le metto sopra, capito? Io ho preso la pizza con cicoria e salsiccia, raga, troppo buona, cioè una cosa. Lei proprio romana dentro. No, cicoria. Io cicoria e salsiccia. Allora, la prima cosa di cui vogliamo parlare è la teoria di cospirazione che ha fatto più boom. Sì, più chiacchierato i tempi. La terra piatta. La terra piatta. Ma tu hai saputo qualche cosa di questa teoria? Zero. Cioè, ti dico, ho visto poco e niente, ho visto l'hype che ha fatto. Però, raga, per me Galileo Galilei. C'ha l'arso perché è insomma, per me comunque i film e le foto, c'è stata la tonda, per me quello è. Non ho voluto approfondire, okay. Quindi sono contento oggi di essere qui a approfondire. Ti spieghiamo un pochetto. Questa teoria ha dato il via praticamente a un sacco di prese in giro. Ah, ma non hai studiato a scuola? Quindi adesso, giusto per capire cosa pensano i terapeutisti, vediamo un po' le loro basi. A me interessa troppo, raga, ci sono delle cose, cioè delle prove che loro prendono a loro favore, che sono un po' mindfucking. Dice, oh mio Dio, da quel punto di vista hanno ragione. Perché, Cioè, è fighissimo perché è stranissimo il fatto che loro trovino delle cose a loro favore. Delle cose a loro favore, ma che sono quasi incommentabili a volte. In generale, nelle conspiracy theories possono essere conspirazioni quanto volete, ma un qualcosa di strano c'è sempre. Troppo. Allora, la prima cosa dei terrapiattisti. Da vedere che illuminaci. Vai, vi illumino. Non credono alla gravità. Cioè, la teoria della relatività, che è proprio difficile da dire. Ok. Non ci credono. Uno dici, vabbè, ok, è una teoria, come dice la parola, anche quella, quindi se non ci credi, non dico che ok, però è sempre una teoria. Però è strano, cioè, comunque è strano, cioè la gravità, come sto in piedi. Non credono alla gravità, anche perché se la gravità esistesse, non sarebbe possibile avere la terra piatta, cioè tipo sì. Tipo si autorisucchierebbe, una roba del genere, non lo so, non mi prendete per buono quello che dico, che io non so la fisica, non le so ste cose, però così ho letto. Non c'ho manco il fisico, ma non so perché. Un'altra cosa dei terapeutisti è che di solito sono religiosi, perché nella Bibbia c'è scritto che la terra è piatta, che ha sopra questa cupola sulla quale girano il sole e la luna. Quindi c'è proprio scritto nella Bibbia e loro forse hanno preso ispirazione da questa cosa, oppure forse dicono sì, c'ha ragione. Quindi loro credono che la terra sia piatta, con sopra questa cupola. E sotto che c'è? Niente. E come si tiene in piedi? Amo, non lo so. Cioè, scusami, nel senso, se loro dicono che, ok, non credono nella gravità, la terra, anche se è piatta, sta nello spazio. No, è qua che casca. Qua è casca l'asino. Qua casca l'asino, perché loro non c'è uno spazio. Cioè, c'è tipo il firmamento, che è la cupola sotto, cioè, che ingloba la terra. Non c'è nient'altro se non la terra, capito? Esatto. Vabbè, raga, scusami, ok tutto. Ma, cioè, ci sono prove, ci sono le prove dei pianeti, cioè, raga,
Sì, ma tu l'hai visto con i miei occhi, è quello che dicono. Ah beh, allora scusa, però hai pensato a quello che ha detto la NASA? Allora scusami, loro aspetta. No, perché aspetta, perché noi possiamo fare lo stesso discorso, un discorso un po' molto delicato, quindi prendere con le pinze quello che sto per dire. Però se loro credono solamente a quello che vedono, ok? What about God? Dovremmo chiamare un terapeutista per fare questa discussione. Madonna, troppo. Ti vorrei troppo, raga. No, no, no. Che è successo? Ma non ci vedo. Ma perché l'ho appuntito da una parte? Mi ha bucato e quindi non riuscivo a mettere roba. Bruttissimo. Troppo. Voi avete detto della NASA, ok? Perché giustamente la gente direbbe: questi dicono che la Terra è tonda, ma io ho visto le foto della Terra. È piatta magari, no? Che è tonda. Cioè... Oh, dicono che è tonda. Sono confusa. No, dicono che la Terra è piatta, però ho visto le foto della Terra, è tonda. Mm-hmm. Ho visto pure i video. Che poi non è proprio tonda. Vabbè, è una sfera, come la vuoi chiamare, esatto. Ok? Il fatto è che tutte le informazioni che noi abbiamo sulla Terra, le foto e i video, vengono dalla NASA. Se tu metti in dubbio la NASA, quello che dice la NASA, vabbè, non dovresti credere neanche tipo allo sbarco sulla Luna e l'uomo sulla Luna. Questo però è tutto un altro discorso. No, abbiamo un altro perché giorno. Perché la Luna non enorme. Esiste. No, la Luna esiste per i terapeutisti. Sta nella sfera. Col sole. Ah! Cioè, la Luna e il Sole. Scusa un attimo, se non esiste la galassia, non esiste lo spazio. In quella cupola, cioè in alto nel cielo, che c'è? Il Sole, la Luna che girano così sulla cupola. A caso. Queste sono le stelle. E poi sono le stelle che è il firmamento. Però è tutto su questa cupola. E quindi, vabbè, si aprirebbe un discorso troppo grande a parlare dello sbarco della Luna sulla Luna. Quindi, se volete un altro video a riguardo, fateci sapere. Fatelo sapere col sondaggio qua sopra nei commenti, perché è un argomento troppo. Raga. Ampio. Wow. Con la pizza è troppo difficile. Mi sgocca la bocca. Spiegacela te sta cosa. Delle foto fatte dalla NASA. Allora, praticamente, aspetta un attimo, non si scoda gli occhi. Non si parla la bocca piena. Ma il mukbang è proprio quello. Praticamente, tutte le foto che abbiamo della Terra, in realtà, non sono una foto sola. Che vuol dire quello che ti dico? Che non c'è una foto talmente da lontano da poter prendere tutta la Terra. Cioè, il satellite? Il satellite non va abbastanza più lontano per prendere, riesce a prendere solo il 3% solo il 3% della Terra. Ok, quindi tutte le foto che noi abbiamo sono dei collage. Praticamente questa è la Terra, ok? Tonda. Questo è il satellite, fa così intorno alla Terra che nel frattempo gira. Cioè fa tipo delle foto a strisce della Terra che poi vengono messe copia e incolla per formare il tondo. Infatti ci sono dei pezzi in cui il satellite non passa mai. Ok, perché per fare sempre tipo l'ellittica alla fine non passa mai dentro quel pezzettino lì. E se tu guardi bene, ci sono dei pezzi che sono copiati e incollati. Loro stessi hanno detto che non c'è una foto vera e propria della Terra da lontano completa. Però quei tipi della NASA hanno detto è photoshoppato, ma lo deve essere. Perché deve essere per forza photoshoppato. Quindi già dici. Quindi già la dice qualcosa. Perché photoshoppare le foto della Terra? Cioè, capito com'è? È un po' strano. Quindi vedere i terapeutisti subito trovano. Lo aiutano. Se photoshoppi le foto della Terra, potresti anche aver detto a tutti o aver fatto credere che in realtà la Terra è tonda, ma in realtà è piatta. Non si fidano della NASA a riguardo. È proprio l'egocentrismo più o meno di questa dei terapeutisti. Credono proprio che tutto quello che c'è al mondo sia stato creato per noi. Beh, ok? Non c'è nient'altro. Capito? Sì, però quindi loro non siamo dei puntini. Scusami, quindi non credono neanche nell'evoluzione della storia, non credono nel Big Bang, non credono in tutto ciò. No, cioè tipo i dinosauri, queste cose non esistono. Il Big Bang comunque è sempre una teoria, cioè non c'è la spiegazione è vera. Loro credono che tutto quello che c'è sia stato creato per loro. E essendo creato per loro, loro non sono dei puntini insignificanti nello spazio, ma sono proprio le uniche cose che esistono. Cioè tutto quello che c'è, tipo la Terra, il Sole, la Luna, eccetera, è stato fatto esclusivamente per la loro sopravvivenza, per vivere loro. Infatti, ancora non sono finite le prove a loro favore. Sì, no, no. Però, praticamente, lo scopo di tutto ciò, perché tu dici, questi credono che la Terra sia piatta, è che qualcuno ci stia nascondendo che la Terra è piatta. Ma perché? Infatti perché dovrebbero nascondere? Quello, perché dicono, noi adesso, vivendo su una Terra sferica, è uno dei tanti pianeti. Siamo un puntino minuscolo in una galassia enorme. Okay. Siamo stati creati per caso dal Big Bang. E ci ritroviamo qua, paralisti, capito? Sì, cioè ci ritroviamo qua. Sappiamo che magari da un momento all'altro ci si scontra un meteorite contro e moriamo tutti. Okay. E invece c'è la sfera, abbiamo la cupola che ci protegge dal mondo. No, invece, se tu pensi che stai su una Terra piatta, e c'è dove non quella. C'è nient'altro. Il sole gira solo per te, la luna gira solo per te. Cioè, è tutto fatto solo per te. Tu ti senti più importante. Raga, sono io comunque. Cioè, il mondo gira per me. Loro pensano che sia fatto apposta perché così almeno
puoi essere soggiogato dal consumismo, capito? Ti senti meno importante nel mondo, cioè senza uno scopo, non so come dirti. Quindi il governo ti può manipolare meglio, sei più manipolabile dal governo, dicono. Non è così stupido come pensavo. Cioè pensavo che la cosa del terrapiattismo, sempre vedete le cose che dico con le pinze, fosse molto più, sai, un uscire fuori dalla scatola, un stand out, mm-hmm. una cosa tipo così. No, loro cioè tipo loro pensano che... sono delle cose che sono interessanti, ragazzi. Sì, e non è arrivata ancora la meglio. Questa è una delle cose che mi fa proprio... Allora, aspetta. Quindi questa terra, allora prima di tutto va bene, è una sfera, abbiamo capito, è piatta. Poi di carta. C'ha sta cupola sopra, c'ha il sole e la luna che girano su sta cupola. E al centro di sta terra piatta ci stanno i continenti. Quindi la terra. Poi c'è il mare. Intorno. E agli estremi di questa terra piatta, quindi come perimetro praticamente, è fatto dall'Antartide. Quindi c'è un muro di ghiaccio, tipo Game of Thrones praticamente. Mi serve un occhio, mi serve il mar di testa. Allora. Allora. Immaginate tipo sta terra, no? Fa la tonda. Tipo la pizza. La crosta della pizza è l'Antartide. Esatto. Oh mio Dio! La crosta della pizza è l'Antartide, e qua tutto che stanno i continenti e qua intorno l'acqua. La cosa sconvolgente è che alla fine degli anni 50. A calla. C'è stato questo trattato di Washington, anche detto Antartico. Infatti. Dove tipo i maggiori esponenti delle maggiori nazioni del mondo si sono riuniti e hanno deciso che nessuno poteva entrare in Antartide. Perché? Cioè tu non puoi andare in Antartide. Non puoi volarci sopra. Non puoi volarci sopra. Se ci vai, il massimo che puoi fare è fare delle piccole escursioni, tipo di piccoli luoghi. Controllati. Del lavoro. Perché? Controllati, cioè devi essere monitorato con qualcuno vicino a te. Dici che da là si potrebbe capire qualcosa riguardo cioè la terra? Boh, forse vedi il confine. Capito? Non lo so, però dicono come mai non puoi andare in Antartide. Cioè, dai terrapiattisti che credono che il confine della terra piatta sia l'Antartide, che non ci può andare. Dici, no, ecco perché non ci posso andare per non vedere i confini della terra piatta? Che maliziosi questi terrapiattisti! A parte che, ragazzi, se c'è un terrapiattista fra voi o che comunque ha pure più informazioni, ce le fate sapere questo? Perché io voglio sapere, cioè, sono proprio curioso. Questo è sconvolgente per me. Ma in questo video che viene diventato terrapiattista. Così, esatto. La terra è piatta! Il fatto è che è successa questa cosa. C'era questo volo che doveva andare dalle Filippine a Los Angeles. È sparito l'aereo? No. E mentre l'aereo stava in volo, a una donna si sono rotte le acque, quindi dovevano fare l'atterraggio d'emergenza. Ok. La cosa strana è che... Ma io ti dico che hai uso. Okay. Sarebbe una rotta dritta, ok? Fai conto che loro stavano a metà strada, a questa si rompono le acque e loro dove vanno a fare l'atterraggio d'emergenza? In Alaska, questa qua sopra. Se tu metti cioè il mappamondo, lo stendi piatto, come lo appiattirebbero i terrapiattisti, l'Alaska sta esattamente in mezzo tra le Filippine e Los Angeles. Mentre sulla terra tonda che abbiamo noi, che sta più sopra e non ha senso. Quindi questo confermerebbe la terra piatta, perché l'Alaska stava in mezzo e ci stava come punto di... Infatti, esatto. Se tu ci pensi, come no? Atterraggio. La mia concezione della geografia in questo momento è abbastanza più lo so, è sì. Complicato, perché tu vedi sempre il pianisfero così com'è sulla cartina. Se tu prendi il globo, quando finisce uno e quando inizia l'altro, sono vicine. Sì. Ma alla fine era maschio o femmina, ragazzino? Non lo so. Un'altra cosa stranissima è che la bandiera dell'ONU, cioè tipo il segno dell'ONU, è la terra spiaccicata, come direbbero i terrapiattisti, con attorno quelle due foglie tipo che potrebbero essere l'Antartide. Vabbè, però io posso benissimo pensare che è semplicemente il mondo stilizzato. No. Cioè il pianeta sferico stilizzato. Sono in posti diversi. Cioè se tu spiaccichi il mondo praticamente si mettono un po' in posti diversi. Oh, ed è... Allora tornerebbe troppo pure la cosa dell'Antartide. Adesso di... Io che ci arrivo alla fine. Ok. L'ultima cosa. Parliamo sempre di Elon Musk. Sì, vabbè, Elon Musk quando si parla di conspiracy theory si c'è sempre Elon Musk in mezzo. Vai, vai, spiegaci chi è Elon Musk. Allora, Elon Musk è colui che ha inventato la Tesla, ovvero tipo la persona più geniale sulla faccia della Terra, che poi sia tonda o piatta, insomma, comunque sempre geniale è. Vabbè, lui praticamente ha fatto questo esperimento. L'hai visto tipo, c'erano delle storie anche di Fedez, l'ha fatte, che c'era una roba strana in cielo a Los Angeles. No, quella è un'altra cosa. Era quello il lancio della Tesla. Davvero? Sì. Quello lui ha detto che era il lancio della Tesla. Ah, non lo sapevo. Sì, per questo sto dicendo. Vabbè, ci sono stati degli avvistamenti un po' strani nel cielo a Los Angeles, di questa luce blu e rossa nel cielo. Poi si è venuto a scoprire che Elon Musk, che sta facendo uno dei suoi esperimenti soliti, che ha lanciato una Tesla nello spazio. Ma tu vuoi fare queste cose? La Tesla è una macchina.
La Tesla, non so. La Tesla? Ora, che è successo però? Disclaimer di nuovo. Questo video l'ho cercato, quello originale. Non l'ho trovato. Sì, del punto esatto in cui diciamo che è successa una cosa. Non l'ho trovato, però ho visto quel video in tanti altri video che parlano di cospirazioni. Sì. Quindi non so se sia effettivamente vero. Però. Ma scusami una cosa, lui come l'ha lanciata? Tipo un missile. Con un missile. Che succede? Tu sai la teoria di Elon Musk, no? Della ma ragazzi, io sto continuando a pensare l'expensive di buttare milioni di dollari nello spazio. Lui dice che noi siamo in realtà in una simulazione, cioè che c'è una possibilità su miliardi di milioni che questa sia la realtà vera. Cioè noi siamo una prova? È come se tu fossi un videogame. Sì. Scusate, ma io in questo momento sto pensando a me sotto la doccia che c'è qualcuno con un boh così che fa. Che ti vede pixelato. Lavati. Io vorrei anche parlare meglio di questo di Elon Musk, quindi se vi interessa anche questo lo devi sapere. Sì, perché l'avevamo accennato nell'altro video. Sì, però non l'abbiamo spiegato bene. Ragazzi, ci sono delle cose pazzesche. Comunque, che è successo? Lui ha mandato questa Tesla nello spazio. Okay. Ora, siccome lui non crede, cioè lui crede nella simulazione, quindi non crede che ci sia lo spazio. Lui non crede che ci sia uno spazio. Lo cacciamo tutta la fa. Allora, mentre c'era la live di questa Tesla nello spazio, c'è stato un microsecondo, una microfrazione di secondo in cui c'è stato un glitch. Ok? In cui si è spento lo studio, cioè è diventato tutto nero. Lo schermo nero. Si è acceso lo studio di nuovo, c'era tipo il green screen. Tipo lo studio. Cioè, okay. Tipo le luci da, i fari da studio, okay. La punta della Tesla e lo studio davanti. Si riaccende tutto e c'è lo di nuovo lo spazio con la Terra. Che si vede. E quindi la teoria qual è? Che perché lui ha voluto dimostrare, esatto, che è plausibile prenderti in giro e farti pensare che esista lo spazio facendo una cosa del genere. Lui è come se avesse voluto dire: avete visto quel glitch di un secondo che stiamo prendendo in giro, non c'è nessuno spazio. Oddio raga, sto per avere un attacco di panico. Aspetta, perché scusate, in questo caso io sto ripensando un attimo, se noi siamo una simulazione, io voglio conoscere il mio giocatore, perché allora stai facendo le cose in maniera sbagliata, molto sbagliata. Sì, esatto. Devi fare CTRL più per i soldi, ok? Ma basta praticamente, cioè queste sono le prove che io ho trovato dei... Sì. È figo pure vedere come si siano inventate tutte queste cose, esatto. Come siamo andate a cercare tutte le prove. Esatto, cioè, per me, ma pure che tu pensi che sono cavolate, vattene a informare e cerca di mostrare il perché. Molte delle cose di conspiracies che ho sentito, io in primis dico no vabbè, però sono curiosa del fatto di sapere come effettivamente sia possibile per qualcuno arrivare a quella cosa lì. Ah, una cosa che mi sono scordata di dire. Tipo, dagli ultimi tempi, quando si parla di questi terrapiattisti, eccetera, il governo tipo americano, una roba del genere, ha inventato il sito web. Ha fatto un sito web che si chiama tipo The Flat Earth, una roba del genere. No, beh. Dove praticamente prende per culo i terrapiattisti. Dove non fa altro che tipo buttare merda sulla terra piatta, tutte ste robe. E si dice, a parte che io non capisco, però esatto. Dicono che sia proprio perché, cioè, ovviamente quando uno se ne esce con una cosa devi prendere un assurda, esatto, di questo è pazzo. Come credevano che pure Galileo fosse pazzo e tempo. Madonna ragazzi! Pitagora, Galileo, lei! Cioè, wow. Tutti, alla fine se ci pensate, tutti i più grandi geni venivano additati come pazzi all'epoca. Tipo me. No, però capito, il modo migliore per screditare queste cose è screditare le persone. Screditare gli altri. E certo, quando si dice buttare fango agli altri per brillare di luce. Tipo, raga, ho visto Aquaman, ok? In Aquaman c'è Atlantide e c'è questo tipo che fanno vedere in televisione che è convinto che sta Atlantide esista e tutti gli dicono no, te sei deficiente, ma che dici di qua e di là, ma effettivamente poi nel film c'è Atlantide. Però aspetta, lui viene un botto screditato. Questo si ricollega anche alla... Si ricollega anche alla cospirazione di dopo. Esatto. Perché anche lui crede che esistano le sirene. Raga, io mi sono informato oggi, in particolare sono andato a rivedere delle cose. Vi ricordate, ecco, buttiamo così la bomba. Vi ricordate che ci sono state delle, non ricordo esattamente dove, quindi geograficamente non ricordo, ci sono state degli spiaggi di branchi di oche. Sì, di oche, vabbè. Di oche. Di oche. Le foche. No, neanche di balene, non me ne ricordo. Vi ricordate che ci sono stati questi spiaggi di questi branchi di oche? Cioè, sono stati... No, oddio, raga. Il mio giocatore sta impazzendo lassù. Francesco, riprenditi. Torna qui. Cioè, riprovo. Allora, vi ricordate che qui ci sono stati questi spiaggi di balene? Ok. Che in realtà mi spiace perché io sono molto animalista. No, sì, però vabbè, dice gli oche, capito? Allora, ce ne sono stati due in particolare. Uno nel 2004 e uno nel 2012. Due che sono stati trovate
veramente decine di balene, io che ho provato a dire balene, raga, spiaggiate. Mm-hmm. Ok. Allora, e ovviamente si può pensare a un cambio della marea, si può pensare che semplicemente è stato un cambio di rotta delle balene che li ha portati fino a lì, però cioè, voi lo sapete che ovviamente le balene nuotano solamente dove l'acqua è eccessivamente profonda, quindi in mare vabbè, aperto. Vabbè, certo. Sì. Quindi già la probabilità del fatto che le balene arrivino dal mare aperto fino a spiaggia. Esatto, mi stavo andando fino allo shallow. Vabbè, te ce la fai. Francesco! Praticamente sono stati studiati fenomeni, ovviamente, che hanno portato lì queste balene. Sono state ovviamente studiate e hanno visto che quasi tutte quante sanguinavano dalle orecchie e dagli occhi. Hanno scoperto che gli sono tipo scoppiati i timpani. Innanzitutto io voglio dire una cosa, raga, l'oceano. Ma chi lo sa l'oceano? Cioè chi c'è? Infatti a me la cosa che spaventa di più è che il 90% delle acque siano esplorate. 95%. Esatto, sì. Uno. Due, pensate a il centro della Terra. Cioè tu, voi per esempio credete nel centro della Terra, per me chissà dove arriva l'oceano. Cioè, capito quanto è profondo? Ci sono veramente troppe cose del mare che non sai. Non si sanno. Quindi tu non sai manco chi lo vive, ma anche tipo che specie vegetative vi parlo, ti hanno sentito delle registrazioni di sonde che già erano in mare, vi spiego. È stato anche contattato un, non so come si chiama scientificamente, però uno che studia i versi animali, okay, specializzato in quello dei delfini. Mm-hmm. Perché tipo i delfini, le balene hanno dei suoni che sono simili, semplicemente i delfini hanno molto più acuti. Sì. C'erano dei versi, queste registrazioni che sono state sentite mentre queste balene praticamente morivano e urlavano nel loro balenese, che non si capivano perché non erano delle balene, e quindi sono stati contattati questi tipi e un tipo in particolare che è specializzato in cose delfini, perché si pensavano che essendo acuti questi suoni fossero dei delfini, e invece non lo erano, perché avevano delle frequenze che erano troppo sballate fra loro, quindi hanno rallentato. Io quando ho sentito il rallento, raga, di un creepy, degli scienziati sono arrivati a prendere veramente in considerazione l'esistenza delle sirene, non con sembianze umane, perché poi ci sono anche di video di ritrovamenti di corpi anomali, sì, sulle spiagge. È ovvio che quando parliamo di sirene non parliamo non parlo di Ariel. No, assolutamente no, anzi. Cioè, sono corpi, esseri umani, comunque che respirano. Esatto. Nell'acqua. Secondo me, veramente è successo in un certo punto dell'evoluzione terrestre. Qualcuno sono andati in acqua. Raga, anche perché se ci pensate, perché noi, l'essere umano, si pensa scientificamente che derivi dalla scimmia, che ne sappiamo che tipo non c'è invece un essere che si è evoluto. Come si è evoluto, esatto. Certo. Cioè, hai capito? Come un essere umano si è evoluto dalla scimmia, perché un essere umano non può essersi evoluto da un pesce? Che ne sai? Sì, o semplicemente tipo, che ne so, boh, anche cazzate, ma tipo che un pezzo di terra stava affondando piano piano e quindi l'essere umano si è dovuto, esatto, si è adattato al infatti io, raga, troppo, sì. Io ho veramente cura del fatto che il 95-90% dell'acqua sia inesplorata, cioè non sappiamo proprio che cosa ci sia. Sì. E noi viviamo su un pianeta in cui l'acqua, che è la maggior parte del pianeta, è inesplorata per la maggior parte. Sì. No, quasi completamente, cioè, quasi completamente. 95% sì, sì. Su 100%. Capito? Quindi tu in realtà noi siamo in minoranza, se dovesse essere una cosa del genere. Sì. Cioè, capito? Oddio, raga, è pauroso. Il fatto è che qua non puoi neanche dire con certezza se esistono o sì, non esistono. Perché non si sa cosa esatto. C'è. Ci stanno così tante cose, tipo Oscar Wilde. Un sacco di persone, diciamo, infatti anche, cioè, sirene. Nel passato, capisci? Come sono nate, cioè, come è nata l'idea della sirena? La mitologia greca, come gli è arrivata? Cioè, nel senso, è un po' strano, cioè, perché uno dovrebbe inventare le sirene? Esatto. Cioè, qual è il pro di inventare questa sirena e perché in realtà l'hanno vista così tanti, tra virgolette, geni che ne hanno poi parlato, esatto, e ne hanno fatto delle opere? Esatto, poi, cioè, bellissimo. Dicono, non l'abbiamo mai viste modo. Le sirene, davvero. Però quello non vuol dire niente, perché prima non abbiamo mai visto anche il 95% delle altre robe, ma poi queste che riescono a respirare solo a una tot profondità. Esatto, è e vero. E sopra non possono andare. E magari muoiono perché dopo un tot, cioè, tipo, non possono più respirare, cioè avere tipo l'ossigeno da un certo tipo di acqua nella quale sono. Com'è possibile che tantissimi secoli fa è stato creato il mito delle sirene? Così a buffo, uno si è svegliato, ha creato le sirene e poi tutti hanno creato, il mito del canto, e poi effettivamente vengono registrati degli ultrasuoni sott'acqua. Mm-hmm. Che certo, tu puoi pensare è una bomba, è una cosa che sta là, è una un sonda, altro animale, però quell'altro animale potrebbe essere una sirena, mo perché noi li chiamiamo sirene. Esatto, ed è il nome. Esatto. Noi siamo troppo attaccati al fatto che le sirene è Ariel. Ovviamente tutto questo sono logiche, tipo, cioè, ovviamente stiamo chiacchierando, esatto, stiamo andando su prove, cioè, che abbiamo visto e conosciuto. Sì, stiamo andando un botto oltre, cioè, con l'immaginazione, mm-hmm. Però chi lo sa? Che ne sai? Cioè, per me la cosa bella della vita è chiedersi e se? Vabbè, come al solito noi vorremmo parlare di queste cose per infinità di tempo. Sì. Quindi diciamo che per oggi basta così, perché per me questi già non dormono stasera. Quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. Noi vi lasciamo i nostri social. E ci ho fiato che...
Noi vi lasciamo i nostri social. Ultimo respiro e muore in diretta. Muoio in diretta, no, clickbait. Vi lasciamo i nostri social e quelli di Kevin qui sopra in pressione. Ovviamente tutti i link al suo canale e agli altri video che abbiamo fatto, cioè uno solo sulle respirazioni, ve li lasciamo sotto nell'info box. E niente raga, la premessa l'abbiamo già fatta, mi raccomando nei commenti tutti bravi e tranquilli, anzi creiamo tipo scrivete commenti, esatto, scrivete commenti intelligenti, quindi sì, anche se voi non sapevate morto qua, mo. Che cosa hai fatto? No vabbè raga, è rientrata perfettamente dentro. Amo una patata. Creiamo una discussione, guarda, sì, esatto. Fateci sapere voi cosa pensate anche dopo le cose che abbiamo detto noi, se ci credete o meno. Cioè se vi ha messo un po' in discussione, se vi ha un po' fatto traballare per, io soprattutto sulle sirene raga, perché la cosa del terrapiattismo è stata hype, quindi l'hanno sentita quasi sì, tutti. Sì. Ma le sirene, oh, che ne sai? Oh raga, vi giuro, il primo che dice una cosa non sensata lo cancello. Andate sul canale di Kevin a vedere il video che abbiamo fatto con lui. Assolutamente sì. Noi mandiamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Hello.